Buongiorno e benvenuti nel primo vlog di Seoul. Sono già in aeroporto, ovviamente. Sto andando verso il gate. Stamattina abbiamo già avuto mille problemi anche con le altre ragazze che sono venute un po' prima di me, perché fortunatamente non abito troppo distante dall'aeroporto. L'importante è che abbiamo risolto tutto, quindi appunto adesso sto andando al gate, prima tappa Francoforte, per poi andare a Incheon, a Seoul. In realtà non mi sembra ancora vero, cioè sembra, non lo so, una cosa così impossibile. Siamo usciti a Francoforte, questo è l'aeroporto di Francoforte. Ci siamo riunite con un po' di ragazze, c'è la Ross, qua dietro c'è Gloria. Adesso andiamo a trovare le altre, ci siamo un attimo fermate da Starbucks. E tanto è lunga, che ore saranno? Le 11? Neanche, ora faccio la pipì. Bene, ora sappiamo che Rosalba vuole fare la pipì. Sì! Sì. Stiamo cominciando ad avere il primo approccio con la Corea qui da Asian Airline. Forse finalmente dropperemo la valigia di La Ross. Forse. In realtà non sono ancora entrata nel mindset di dove sto effettivamente andando. Abbiamo finalmente finito di fare tutti i nostri giri. Ci siamo un attimo rilassate qua così. Abbiamo trovato cosa? Chagayo. Che cos'era? Ciao Jayo. No, quella era buonanotte. Ciao Jayo. Ce la posso fare? Noi con le liste sulle note andando in giro. Sì. Saranghe. Comunque in tutto ciò, oggi è giornata infinita, cioè non finisce più. Sono le 5:22, tra un'ora ci dobbiamo imbarcare finalmente direzione Incheon. Direzione Seoul, ti rendi conto? Faccio un mukbang in diretta. Ma che era, il pomodoro? L'unica cosa vegana che ho trovato. Ma il corretto è vegano? Ma io sono vegetariana. Ah, vegetariana. Preferisco. So cosa dire. È la. Ma sta. Ma sta. Ma sta. Madonna, è pieno di aglio. Invece già coreane, piene d'aglio e peperoncino. Ma qui niente, aspettiamo. Di quanto abbiamo pagato l'acqua? No, perché? No, perché? Ma aspetta, fai vedere quanto è piccola. Cioè, ti giuro. Questa non è un litro, è un 75 cl. Quanto hai pagato? 7 euro. Praticamente mancano 4 ore circa all'arrivo. Sono andata un attimo in bagno. Tra l'altro guardate che carina, c'è la sezione dove c'è anche il facial and hand lotion e addirittura i pettinini. Otta perché ho il posto di mezzo, che è una cosa che io odio, perché io mi alzo 76 volte per andare in bagno, mentre invece me ne sono alzata solo una, cioè adesso, dopo circa più di 6 ore. Quindi ho sofferto, però mi ero presa le goccine per dormire e devo dire che hanno funzionato sto giro. Quindi staremo a vedere. Quella è l'unica cosa, perché per il resto sono tutti molto carini, gentili. Adesso provo ad andare a chiedere se mi riempiono l'acqua. Ora ci stanno controllando questo QR code che dovete avere per il vaccino e poi vi fanno subito il tampone. Non chiedeteci cosa siano questi fogli, ci stanno soltanto riempiendo di fogli, quindi penso adesso con il passaporto, sì, passaporto, dobbiamo andare a fare il controllo. Che bello che non c'è nessuno a quello degli stranieri. Comunque vi giuro, fa stranissimo. Essere qui fa veramente strano. Ora, prendere le valigie. C'è anche Ele e Gloria. Comunque raga, cioè, è tipo troppo figo questo aeroporto. Troppo figo. Super pulitino. Ok, ora questo foglietto lo dobbiamo dare alla tizia.
stiamo usando light camera action. Oh mortacci, veramente ci... te l'avevo detto, non ce la posso fare. No, che carine. Non ho assolutamente capito perché stiano registrando questi tizi, ma li stanno registrando ovunque. Molto bene. Comunque adesso dobbiamo fare il tampone. Allora ci siamo venuti a prendere un piccolo caffettino mentre ci fanno la sim del telefono. Mi pare che non provavo il banana milk come prima cosa. Com'è? Buono. È buono. Ovviamente Ilaria prova il gimbap. Questo qua è quello con il tonno. Io vivendo la fantasy. Ross vivendo la fantasy. Noi urlando e piangendo. Guardate, questo è il mio snack. Mochi. Siamo appena arrivati in Corea. Say hi. E nulla, ora stiamo andando in Tokyo. Il viaggio è stato molto molto ok. Siamo appena entrate in stanza. Io persa totalmente, cioè vi parto proprio dalla view di Seoul, che vi giuro è immensa, piena di palazzi, guardate laggiù in lontananza, qua ci sono appunto tutte le varie stradine, lì si vede addirittura la torre che andremo ovviamente a visitare poi nei prossimi giorni, ed è bellissimo perché è tutto completamente circondato da montagne, infatti tipo l'80% della Corea è completamente montuosa. Io ho trovato anche qua lo spot per registrare le clip, le cose. E adesso ovviamente siamo direttamente venute dall'aeroporto, quindi ci diamo una sistemata. Qui in Corea sono le 3 di pomeriggio più o meno. Io e Ross andiamo già a fare un giro perché noi gasate proprio come pazze praticamente. E le altre invece poi si trovano qui sotto l'hotel e andiamo insieme a fare il barbecue coreano. Stasera andiamo direttamente a fare il barbecue. Vi giuro sto, cioè proprio living the dream, che ancora devo un attimo collegare, devo capire. Sono già passata ad esempio al ponte dove i BTS hanno fatto l'esibizione di Butter. Cioè una cosa che vi giuro, dove mi giro vedo. Sì, apro la valigia, mi sistemo, mi faccio la doccia. Ho già provato il water, che vi giuro, il water con la tavoletta riscaldata è totalmente su un altro livello. Poi abbiamo conosciuto appunto la direttrice del brand, che è veramente una persona squisita, è troppo carina. Non so perché è tutto veramente così strano, cioè noi alla reception che facevamo alla tizia, kamsamida, cioè dovete un attimo, no, mettervi e capire, cioè che è veramente una cosa assurda. Comunque la camera è bellissima. Trovate il room tour sul mio TikTok, quindi se volete andarlo a vedere, lì c'è tutto. Vi faccio vedere giusto un attimo cosa ci hanno fatto trovare in stanza del brand. Quindi appunto qui ci sono i famosi prodottini che non ho portato perché sapevo mi avrebbero messo tutto quanto. Qui ovviamente c'è la cartolina, senza dimenticarti del K-pop. Giustamente, loro già sanno tutto. E qui c'è anche un mini fan brandizzato, che è meraviglioso, Yasco pazza. L'accappatoio che è bellissimo. Questa cosa mi ha sconvolta, che mi hanno fatto un bucket head con appunto brandizzato anche qui e podà. Poi abbiamo degli snack, i pepero, questi qua che sono le patatine, cioè veramente sono di una dolcezza infinita, tutte le ragazze che ci hanno accompagnato eccetera eccetera. Quindi ora io la mia valigia, appunto ci sistemiamo, ci facciamo una doccia e poi si va alla scoperta di Seoul. Allora dobbiamo reagire a una cosa, perché dicono spesso che c'è puzza di immondizia. Sì, è vero. C'è un po' puzza di immondizia. Io non l'ho sentita tanta. Non troppo. Però vi dico, questo è sotto il nostro hotel. Non va bene. E non va bene che lì c'è il Line Friend Shop. Cioè, letteralmente all'angolo. Rosalba si è preparata, truccata. Va bene. Noi attraversiamo e andiamo al Line Friend Shop, non allora. E allora dobbiamo andare dall'altra parte. Già questa mi fa perdere. Io non ce la posso fare. Mini supermercato. Io mini supermercato. Ok, noi così girovagando oggi. In realtà dovevamo andare di là. Di là. Vabbè, andiamo lì. Vabbè. Sì, noi in tutte le direzioni. Comunque, raga,
vi giuro, i pony. Ma poi perché ti guardano negli occhi? Questa cosa mi imbarazza. Io gli occhiali da sole, infatti, così non posso. Cioè, mi imbarazza totalmente. Questo è un mini market con tutte le robine. Guarda, mo' iniziamo a vedere tipo gli attori ovunque. Kimchi. Niente. Sappiamo di certo che questo c'è ovunque. Che poi un 1,50 dovrebbe essere poco più di un euro. Tanto poi faremo un bel video assaggi su TikTok tra me e la Ross. Guardate questi, ragazzi, quelli che mi compro sempre a Roma. E fu così che neanche 3 minuti a Seul, noi già qua. La bambina Disneyland. Tutto ciò stiamo seguendo la mappa per andare da Olive Garden. Guarda che bello. Sì, giusto, Ross si può comprare vestiti che ha una bambolina. Noi a fare shopping di skincare da Olive Young, che è questo posto appunto che ha tutta la skincare. Qua tutte le sheet mask. Letteralmente noi Dr. Jart ad esempio lo paghiamo tipo 20 euro. Qua sta tipo a 4, una cosa del genere. È assurdo. Tra l'altro, sentite la musica? Così per dire. Porca vacca! Ma noi tranquilli passeggiando. Ok, dobbiamo capire. No, ma sono loro, eh. Comunque qua vi investono, cioè, tipo, sì. Perché non è che dici è solo corsi a macchine. No. Cioè, letteralmente. Subito. Prendiamo le lenti. Ok. Comunque abbiamo già fatto. Non neanche arrivate. Dai, comprando lenti. Cose. Lenti. Skincare. Però da Olive Young. C'era lo sconto, c'erano un sacco di sconti. E poi è super carino perché è pieno di negozi delle lenti, quindi noi entrare tipo sì, subito. Niente, Ross ha trovato la tua bestie in questo negozietto di vestiti. Tra l'altro si è fatto anche buio, però il sole tramonta da quell'altra parte. Ok, ci hanno sistemato la bracina. Qua Ilaria si fa i fumi. Ma noi mi sembra la testa. Ogni volta chiediamo a lei perché c'è cosa. Vabbè, diciamo, sto rispetto magari è, però sì, vediamo, Il film ci sembra buonissimo. Questo è, sì, cavolo verde. E qui ci stanno facendo la bevanda. Com'è? 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 Ma guardate i bicchierini con sotto Jenny, scusa la vita. Vedete che va provato, mischiato. No, l'ha fatto, l'ha fatto. Brava, così. Ross oggi si è cibata solo di bibimbap. Ma io amo il bibimbap, perché sinceramente. Perché è vegetariana. Vai di gochujang. Bravi. Non Jungkook che mi fa una diretta letteralmente mentre sono in Corea. Dici change your hearings, questa è la traduzione simultanea. Sta a fa campeggio, non ho capito dove. Guardate adesso con il buio, tutte strade luminose. Siamo sempre in zona più o meno vicino all'hotel, però è veramente stranissima. Stranissima. Questa è la macchina della polizia. Adoro tutte le cosettine qua. Siamo venuti un attimo qui in camera di Ross. Vi volevo far vedere la visuale di notte, ma non si vede troppo bene, che c'è il mio riflesso. Dopo ve la faccio vedere. Comunque, questa è la camera di Ross, che è uguale alla mia. Esponiamo Ross e il suo essere molto ordinata. Comunque ci siamo fermate, abbiamo comprato l'acqua e poi ho trovato finalmente i benedetti ramen col succo di mela, questi qua fatti a cup, quindi me ne sono presa un po' da portare via. E fu così, il gancio è moscetto. Fu così che finirono alla sala giochi. Ho sbagliato tutto. Molto carina. Ho messo 10 euro. Beh, magari dopo un po' te lo prendo. Oh, vabbè, l'hai alzato. Ancora 8 try. Ah, oh, vabbè. Wow, che romantico. Allora ragazzi, sono finalmente tornata in camera. Questa giornata è ovviamente infinita perché per me è come se fosse partita tipo 3 giorni fa. Qui sono le 11:44 e io devo ancora capire bene sinceramente la questione del fuso. Infatti in Italia adesso sono le 4:40. Io ovviamente adesso mi metto a montare il video
e spero di caricarlo insomma il prima possibile, così da farvelo vedere. Voi lo vedrete praticamente quasi sempre con, penso, uno o forse qualcosa in più di ritardo. Vi ho messo un sacco di storie oggi, quindi nel caso sapete sempre dove andarmi a seguire. Quindi sì, ecco, abbiamo fatto un piccolo giro qua intorno con Ross per capire un po' dove eravamo, cosa stavamo facendo, eccetera, eccetera. Guardate, in realtà non la faccio neanche troppo sbattuta per quello che ho fatto. Comunque vi faccio vedere un po' quello che ho preso, a parte tutta la questione skincare makeup, che poi vi farò vedere in un video all'apposta quando tornerò. Sono passata in un po' di supermercati perché, vi ripeto, finalmente ho trovato questi benedetti Bibi Mien, questi qua col succo di mela, che sono i miei ramen preferiti, ma col succo di mela non li trovate quasi mai, quindi sono dovuta venire in Corea a prenderli. Ho preso sia il pacco gigante che poi tutti i vari cup noodles, questi qua che vi ho fatto vedere. E poi di qua ho preso questo da portare ad Ale, che è il caffè di Jimin. Questi qua io li avevo presi tutti a Las Vegas, vi ricordate? Mi sciacquo, mi metto in pigiama e poi mi metto a lavorare. Sarà sicuramente stato un video un po' caotico, però domani ovviamente iniziamo a fare tutte le cose. Tra l'altro me l'ho dimenticata di farvi vedere che sull'accappatoio, questo qui personalizzato, ovviamente ci hanno scritto anche il nostro nome in coreano. Infatti questo qua, il mio, si legge in questo modo, quindi Ilaria sarebbe in questo modo, perché la loro RL, diciamo, è questa sorta di tipo S fatta così, quindi questa è la I, con davanti questa specie di O che si mette davanti alle vocali, quando appunto una parola inizia per vocale. Troppo carino però. E poi volevo farvi vedere la visuale, anche se appunto lì è tutta la parte un po' più buia della città. Qua sotto c'è tutta la zona che abbiamo girato. Di là ci sono un po' più di lucettine, cose. Ora non so da quale parte tramonti il sole, perché ovviamente non ho avuto il tempo di vederlo. Però dirvi che sono felice ed emozionata e che non vedo l'ora di vedere domani il tempio e tutta la parte, no, dei villaggi più antichi, eccetera. Quindi per oggi è tutto. Vi aspetto appunto nei prossimi video. Farò la cartella in evidenza su Instagram, quindi non vi perderete niente in ogni caso. Un bacio grande e ci vediamo domani.